Maurizio Rivellino, presidente del CUS Molise, un anno intenso per voi, non solo sotto il punto di vista sportivo, ma anche sotto il punto di vista sociale. Diciamo che venite fuori da questo contributo sostanzioso che avete dato alla campagna di vaccinazione contro il Covid. È stato faticoso, è stato lungo, però siete più che soddisfatti. Assolutamente, un anno impegnativo, difficile, ma ricco di soddisfazione. Nel nostro piccolo, al Palaunimol, abbiamo dato il nostro sostegno alla campagna vaccinale e devo ringraziare l'Università per aver organizzato questo centro ad altissimo livello. Si è concluso il 30 giugno e devo dire che insomma grosse soddisfazioni l'abbiamo avute proprio con le attività agonistiche, sia con il calcio a 5. Abbiamo coronato un'ennesima vittoria con il volley dopo la promozione in Serie B con l'Energy Time CUS Volley, adesso questa Coppa Italia di Serie D che appunto conferma questa scia positiva delle vittorie con il volley. Tra l'altro è stata un'annata questa avara di attività, però quelle nelle quali voi avete preso parte le avete sfruttate per l'appunto nel migliore dei modi. Sì, ci abbiamo messo tutto quello che ci potevamo mettere per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività e devo dire che la ripresa delle attività sportive abbiamo constatato la grande voglia dei nostri atleti tesserati di voler riprendere a fare sport. Abbiamo il campus estivo che sta andando molto bene, abbiamo dovuto bloccare le iscrizioni per svolgere le attività del campus estive con i bambini al massimo della sicurezza e questo ci fa ben sperare per la ripresa delle attività di settembre. Infatti state già lavorando per l'appunto sulla ripresa, con una ripresa si spera a regime completo. Sì, appunto facendo i dovuti scongiuri ci stiamo organizzando per riprendere le attività a settembre, sia le attività promozionali con tutte le attività del Palaunimol per gli studenti, il personale dell'università e sia tutte le attività agonistiche, comprese le attività di agonistica universitaria.